Ben ritrovati ad una nuova puntata di Psiche Dintorni. Oggi parleremo del rapporto scuola-famiglia e di quale strada intraprendere per creare una nuova alleanza educativa tra queste importanti agenzie educative. Lo faremo assieme ad uno psicologo esperto di problemi educativi, il nostro esperto Sandro Autolitano, e ad una dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Cittanova San Giorgio Morgeto e ad una rappresentante dei genitori, Anna Rita Foti, presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo Megali Melito Roccaforte. A più voci sicuramente offriranno a noi e a voi telespettatori motivi interessanti di riflessione. Chiediamo subito per prima al nostro psicologo lo stato delle cose nell'attuale rapporto scuola-famiglia visto da chi opera in entrambe le agenzie educative. Ben ritrovati a tutti. Io credo che per aprire questa puntata sia necessario parlare un po' della crisi delle due agenzie educative di cui oggi tratteremo, quindi la scuola e la famiglia. Non c'è alcun dubbio che è necessario che si ricostituisca un nuovo patto, come lei diceva, di una nuova alleanza tra scuola e famiglia, proprio in virtù del fatto che negli ultimi anni queste due agenzie sostanzialmente non si sono parlate molto. In questo momento noi abbiamo le due agenzie che sono veramente in crisi, la famiglia, cioè i genitori che non riescono più a gestire i figli nella maniera diciamo più utile per la loro crescita. Nelle famiglie spesso i confini si sono persi, i confini tra genitori e figli, quindi la famiglia è in un momento molto difficile. In questo momento la famiglia non è quasi in grado di accompagnare i figli verso quella che è la destinazione più sana, che è quella dell'autonomia e dell'autostima dei figli, probabilmente dovuto anche a un atteggiamento eccessivamente permissivo. Dall'altro lato, l'altra agenzia, che diciamo le istituzioni che mortificano un po' a volte il talento e la preparazione dei ragazzi. E in questo senso credo che le due agenzie adesso devono veramente mettersi in gioco insieme. Peraltro sappiamo benissimo che esiste già una normativa che in qualche maniera indica quale deve essere la partecipazione, ad esempio, dei genitori a scuola, che devo sottolineare è sempre estremamente difficile. Non è per niente facile coinvolgere i genitori nella vita scolastica. E quindi queste due agenzie che devono ritrovare un nuovo patto, perché negli ultimi anni un po' anche la scuola ha perso di autorevolezza, gli stessi insegnanti hanno perso di autorevolezza, ma credo che ancora più prima che nella scuola, nel paese, cioè come fatto culturale, gli insegnanti hanno perso di autorevolezza, non sono considerati, è una professione che in qualche maniera per un lungo periodo è stata considerata quasi una professione di ripiego. Cioè non invece una professione, come vedremo e come spero avremo modo di far emergere, che è una professione difficile che richiede una formazione anche importante. Sicuramente un rapporto molto importante, scuola-famiglia. Credo che sia interessante adesso ascoltare il punto di vista della dirigente scolastica che vive dal di dentro questa situazione molto importante e spiegarlo da un punto di vista del sistema scolastico, ma soprattutto di spiegare la stagione di rinascita della scuola.
Allora, salve a tutti, ben ritrovati, grazie per l'invito. Ovviamente riallacciandomi a quello che diceva il dottor Autolitano, io allargherei un pochino il contesto di questa crisi della scuola e crisi della famiglia. A mio avviso si tratta di una crisi proprio sociale. E il rapporto fra scuola e famiglia, scuola e società, è un rapporto che non è speculare, è un rapporto ologrammatico, ricorsivo. Nel senso che così come in un ologramma un punto riprende l'intera figura, non si può parlare di crisi della scuola senza parlare di crisi della Beh, famiglia e questo è della vero. società. C'è questa mancanza di autorevolezza. Molti sociologhi parlano di evaporazione del ruolo paterno, del ruolo genitoriale, come anche evaporazione del ruolo dell'insegnante, perché è proprio la società che Bauman vedeva liquida, ma che io direi proprio ormai è lo stato aeriforme quasi, sta evaporando. Il punto è che sulla carta, a livello normativo, le norme ci sono, però le riforme culturali passano dalle teste e non dalle leggi, per cui bisogna dare gambe, dare forme alle idee. In effetti non abbiamo bisogno delle ultime norme, non abbiamo bisogno di parlare di rinascita, già la Costituzione è ricchissima di spunti che pongono in evidenza le responsabilità e della famiglia e della scuola. Con soprattutto l'ultima, diciamo, legge che sancisce questo importante rapporto, risale al 2007, è il DPR 235. Diciamo che il rapporto scuola-famiglia, ecco, nel rapporto scuola-famiglia possiamo rintracciare tre fasi. Prima del 74 la famiglia era proprio out rispetto alle aule scolastiche. La scuola era autoreferenziale, si faceva a scuola e i genitori non avevano in alcun modo idea di ciò che avveniva dentro la scuola. Nel 74 abbiamo avuto l'emanazione di norme importantissime, i decreti delegati, che hanno un po', per così dire, aperto l'era, della partecipazione. Adesso siamo proprio nell'epoca, direi io, della cooperazione, della corresponsabilità. Il patto educativo a cui si rifaceva il dottor Autolitano è proprio un patto di corresponsabilità che al momento della sottoscrizione da parte dei genitori diventa appunto impegnativo, perché nel patto vengono esplicitamente chiariti i ruoli della scuola in ogni sua componente, cosa fa il dirigente, cosa fa il docente, cosa fanno i genitori. E cosa appunto ci si aspetta? Quindi diritti e doveri di ragazzi, ma anche del personale che opera all'interno della scuola, in modo che sia vincolante per tutti. Quindi questo patto educativo di cooperazione tra scuola e famiglia è fondamentale. E adesso chiediamo alla rappresentante dei genitori di completare il quadro del tema trattato, rappresentandoci anche quelli che sono i bisogni della famiglia nell'educazione scolastica. Bentrovati e grazie di avermi invitato. Io d'altra parte non posso che confermare quello che già è stato detto sia dal dottor Otelitano sia dalla dirigente scolastica. È vero che c'è questa crisi della società, crisi dei valori, e questo si riflette su quello che è il rapporto difficile che i genitori si trovano a vivere poi nei confronti delle istituzioni scolastiche, comunque delle istituzioni in generale, delle istituzioni scolastiche nel caso specifico. Da genitore e anche da rappresentante in questo caso, quindi che prende i punti di vista effettivamente di problematiche che vengono presentate poi all'interno del consiglio d'istituto, comunque all'interno della scuola, effettivamente c'è una difficoltà a rapportarsi. È vero che c'è un percorso normativo che ha portato da un'esclusione totale della famiglia all'interno della scuola ad una forma che dovrebbe oggi essere partecipata, ma nella realtà poi effettivamente il percorso normativo c'è stato, il percorso culturale forse un po' meno, e quindi invece che di partecipazione magari c'è un affaccio timido dei genitori all'interno delle istituzioni scolastiche che cercano di capire effettivamente qual è il nuovo ruolo all'interno della scuola stessa. È vero che è difficile portarli all'interno della scuola, come in qualsiasi altra realtà dove i figli operano e dove si trovano anche a socializzare, vari punti di aggregazione, è difficile portare i genitori. Però
Però nello stesso tempo io vedo e sento sia da mamma poi sia da rappresentante che c'è comunque una necessità di avvicinarsi. Certo, ci sono ostacoli forse culturali, ostacoli forse anche legati a diverse esigenze della vita quotidiana che non permettono questo avvicinamento completo per arrivare ad una forma partecipata. Però ecco, credo che alla fine, insomma, se c'è un'effettiva collaborazione da parte sia dell'istituzione scolastica che da parte dei genitori, credo che insomma, alla fine questa forma e questo punto si possa ben realizzare. Ecco, la collaborazione sicuramente è un punto essenziale da cui partire. E si può parlare anche di cultura pedagogica condivisa? Sì, sicuramente l'obiettivo deve essere questo, credo, no? Diciamo che ci sono due motivi di fondo, no? Che ci spingono, come dire, in qualche maniera a sostenere la necessità di questo incontro che deve essere fattivo, che deve essere efficace, no? Tra scuola e famiglia. Uno è normativo, ma l'altro è culturale pedagogico. Ma io vorrei richiamare una battuta della dirigente scolastica quando dice le riforme sono fatte, le leggi sono fatte, ma i cambiamenti non avvengono nelle carte ma nelle teste. E la stessa Presidente del Consiglio d'Istituto sottolineava questo, cioè le leggi ci sono state, le cose sono cambiate, ma forse culturalmente siamo un po' indietro. È una caratteristica del nostro paese, forse, che noi facciamo le più belle leggi, ci vengono riconosciute nel mondo delle leggi straordinarie all'avanguardia, poi di fatto nell'applicazione, non c'è un vero cambiamento culturale. E un'altra cosa che volevo sottolineare è proprio anche questo, cioè diceva, parliamo di scuola e famiglia, ma non possiamo dimenticare che sono inseriti in un contesto, in una società, quindi anche questa difficoltà che c'è in questo rapporto nasce evidentemente da un contesto più largo e più ampio, una società che è decisamente in crisi. Per quanto riguarda invece il discorso della partecipazione, mi sentirei di dire una cosa, è vero, è difficile coinvolgere, eccetera, è vero che ci sono norme, ma dalla Costituzione alle dichiarazioni dell'ONU che ci dicono che i genitori devono partecipare nella scuola, ma nei fatti, nella realtà dei fatti, io credo che ancora non ci sia chiarezza su qual è il ruolo dei genitori all'interno della scuola. Molti genitori, secondo me, hanno una visione della loro attività all'interno della scuola poco chiara. Spesso sono in soggezione, perché non dimentichiamo che il potere viene considerato nelle mani degli insegnanti, quindi i genitori hanno, e forse su questo piano che va fatta un'attività culturale. Vedo non che la, so. La dirigente ma, sì. La dirigente la dirigente ritiene che anche nella mia esperienza come docente, che è un'esperienza importante per chi dirige un'istituzione scolastica, ritiene che questa soggezione da parte dei genitori non ci sia quasi per niente più, anzi direi che può essere nella stragrande maggioranza dei casi l'atteggiamento opposto, cioè una mancanza di sfiducia, cioè quasi quasi il genitore in molte occasioni vorrebbe spiegare alla scuola come si fa scuola. Io leggevo qualche tempo fa una vignetta su questi social che ormai stanno invadendo la nostra vita, su Facebook c'era una vignetta simpaticissima che però un po' faceva riflettere sulla dimensione del rapporto scuola-famiglia. Allora c'era stessa vignetta 50 anni fa e oggi. 50 anni fa il ragazzino con i genitori che andava dall'insegnante, l'insegnante mi ha messo una nota e i genitori guardavano il ragazzino arrabbiatissimi perché l'insegnante aveva messo la nota. Oggi l'insegnante ha messo la nota, erano con le mani sul volto quasi dell'insegnante, quindi c'è un cambiamento di atteggiamento. Il punto è questo, io direi che è importante fare capire ai genitori prima di tutto, parlarsi e dire che non siamo su binari diversi, noi procediamo andando verso la stessa meta, con ruoli diversi, e mi sembra giusto, perché il ruolo genitoriale è un ruolo e il ruolo di un insegnante è diverso.
Dico che in tutti e due i casi, secondo me, sia che parliamo di rapporto genitore-figlio, sia insegnante-alunno, c'è una parola chiave importante che va messa in evidenza a mio avviso, che è la parola impegno. La relazione implica impegno e io ritengo purtroppo che oggigiorno l'impegno proprio paziente della formazione, che richiede tempi lunghi, faticosi, si sia perduto a favore dell'illusione di una formazione rapida, senza sacrificio, che magari ci dia l'opportunità di salari gratificanti, senza il corrispettivo però dell'impegno. Questa è una parola che manca molto. Quali sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti degli insegnanti? Impegno, ha detto bene. Effettivamente è questo. Sì, io penso nell'atteggiamento, è vero che adesso è molto cambiato l'atteggiamento di alcuni genitori nei confronti degli insegnanti. Forse non, quando il dottor Otolitano diceva vedono il potere, forse vedono appunto il potere, non vedono più l'autorevolezza, vedono l'autorità, ecco perché magari non c'è questa perdita di fiducia nei confronti di persone, cioè di persone appunto che prima erano punti guida, cioè voglio dire io. Ricordo ancora la mia insegnante delle scuole elementari come una persona che porterò sempre con me, ma anche sino al liceo. Oggi non è più tanto così, sia per un atteggiamento cambiato da parte dei genitori che probabilmente non riescono più a trasmettere questo senso di rispetto, di stima nei confronti comunque di una, dell'insegnante e di qualsiasi altro ente, di qualsiasi altra persona che rappresenta un'istituzione. Ecco, al di là di tutto, io dico ci deve essere il rispetto per l'istituzione, molte volte siamo noi stessi che non riusciamo a trasmetterlo e quindi non possiamo pretendere poi che ci sia il rispetto da parte dei bambini e dei ragazzi più grandi. Sia d'altro canto, però, dall'altro lato, se si è arrivati anche a questo, forse perché magari un crollo dell'impegno. Non voglio dire della professionalità, però c'è stato un calo. Quando si è detto che per molto tempo è sbagliando, la professione dell'insegnante è stata vista come un ripiego, secondo me questi sono gli effetti di quella parte di insegnamento che è andata un po' così, che è andata un po' per ripiego, che non è riuscita a prendere gran parte di una fetta sociale, diciamo. Ecco, allora cosa manca a questa fetta sociale? Sì, una maggiore sensibilizzazione o cosa? Sicuramente, poi vedremo magari un po' le cose che può fare la scuola, le cose che devono fare i genitori, ma tornerei su questo aspetto del coinvolgimento dei genitori. Il coinvolgimento dei genitori in molti casi si dimostra positivo quando c'è questa bella parola dell'impegno, ma da parte di chi? Da parte dell'istituzione scolastica, che con grande impegno riesce a motivare le cose, quindi non c'è alcun dubbio, non volevo in questo senso, come dire, gravare sulla scuola questa responsabilità. E poi vorrei sottolineare, no? Ci sono genitori e genitori, no? Se noi andiamo a vedere le motivazioni che fanno presenti i genitori quando non si presentano alle riunioni, non partecipano a nessuna attività della scuola, non abbiamo tempo, siamo impegnati, eccetera, cosa ovviamente non vera. Quindi potremmo in qualche maniera definire che ci sono una serie di categorie di genitori, no? C'è il genitore disimpegnato. Che delega. Allora dice, io ti mando, no, mio figlio te lo do, istruiscimelo, fammelo diventare intelligente e tutto il resto, come se lui, genitore, non ha nessuna, come dire, responsabilità. Sì, poi c'è il genitore invece invischiato, sono quelli invadenti, poi esistono genitori che veramente, devo dire, mettono a dura prova la pazienza degli insegnanti, dei dirigenti, perché sono lì oltretutto con questa presunzione di come se la scuola fosse appunto, faccia il miracolo, no? Che lei, sti figli, quando poi noi magari lo vedremo, insieme dobbiamo cercare di costruire la motivazione nei bambini. Se voi pensate che nella mia attività quotidiana vedo tantissimi bambini, a tutti rivolgo una stessa domanda: ti piace la scuola? La risposta è no. Il che vuol dire che non riusciamo veramente a creare una motivazione. La motivazione è quella cosa che poi dà un senso a quello che tu fai. Se
se tu fai una cosa, se tu devi fare i compiti a casa, se hai un senso, se come dire, intravedi un'utilità, quindi se il genitore è lì che partecipa e quindi dà un senso, ma come diceva anche lei, riafferma anche il valore della scuola, dell'insegnante, il bambino probabilmente intravede in questo un'utilità, altrimenti non ha motivazione e quindi lì avvengono la difficoltà di apprendimento, la difficoltà di attenzione, concentrazione, tutta una serie di cose. Quindi sicuramente, diciamo, io dal mio punto di vista credo che quella che si deve fare ancora più carico, non volendo dare altri carichi, è la scuola, perché la scuola forse è la parte più sensibile. I genitori, devo dire, molto spesso non hanno questo, non riescono, come dire, a combinare l'istruzione con la crescita del proprio figlio. Cioè noi non possiamo scindere l'istruzione dalla crescita della personalità del bambino. Quando l'ONU dice che il genitore, cioè nella dichiarazione dell'87 dei diritti umani, dice sono i maggiori responsabili della crescita e dell'istruzione, e la scuola deve contribuire assieme ai genitori, non dice solo all'istruzione, alla crescita e all'istruzione. Quindi poi vedremo anche, insomma, voglio dire, ormai lo predichiamo da tanto tempo quanto conta l'intelligenza emotiva nell'apprendimento e nella scuola, perché è da lì che nasce anche la motivazione, da lì che nasce il rispetto delle regole. Noi non dobbiamo dimenticare mai un particolare, il passaggio, che è uno dei passaggi più delicati per i bambini, quando passano da casa a scuola. La casa che è protettiva, che è la scuola che invece deve insegnare anche la frustrazione, deve insegnare il fatto di, come dire, di essere sottoposti alle aspettative degli adulti. Quindi sono queste dinamiche che noi, sulle quali noi dobbiamo lavorare, e sono il miglioramento di queste dinamiche che porterà forse a un rapporto scuola-famiglia veramente efficace, insomma. Dunque abbiamo parlato di una scarsa identificazione del ruolo dei genitori, così come degli insegnanti, e aggiungiamo, sempre parlando dei genitori, un'alta presunzione. Dunque stiamo assistendo ad una vera e propria crisi delle agenzie educative. Sì, non so se vuole... Ma vabbè, questo l'avevamo detto prima, io dico crisi culturale della società in genere, e quindi che si riversa su ognuna delle istituzioni di cui sì. Stiamo trattando. Quello che mi piace, che è stato detto e che a mio avviso merita di essere ulteriormente approfondito, è il fatto che adesso non si parla più solo di istruzione, ma istruzione e educazione. C'è stato un tempo, in effetti, in cui sembrava che l'educazione fosse un derivato obbligatorio dell'istruzione. Non è così. Non è così, lui dice, il dottore metteva in evidenza l'importanza dell'educazione emotiva. Allora io ogni tanto, riflettendo con i miei docenti, che scusate, chiamo i miei nel senso affettivo, perché è proprio come spirito di appartenenza, rifletto tantissimo, perché molte volte la scuola è, diciamo, chiamata a dare giudizi sulle capacità cognitive, no? Allora dico io, al di là dei giudizi che noi emettiamo, quanta intelligenza emotiva abbiamo distribuito sui ragazzi? Perché se non c'è, ormai lo sappiamo, prima si pensava che proprio l'aspetto cognitivo fosse completamente scisso da quello emotivo. Adesso sappiamo che non è più così. Goleman ci ha fatto lezioni e trattati di ogni genere. Non possiamo, diciamo, pretendere nessun tipo di istruzione se sotto non ci sono alcuni prerequisiti. E questi prerequisiti quali sono? Proprio la motivazione, la fiducia nelle proprie capacità, che poi sono fondamentali, a mio modo di vedere, per quella che deve essere una delle finalità della scuola, che è quella di insegnare a vivere. Perché un ragazzo ben istruito, che poi abbia difficoltà come quelle che il dottore Autoritano, immagino, si interagisca tantissimo con ragazzi che magari sono bravi a scuola, ma che sono fragili da un punto di vista emotivo. Sì. E allora che senso ha? La scuola deve appunto avere come obiettivo proprio la sfida culturale dell'insegnare a vivere. L'insegnare a vivere che cosa è se non proprio quel conosci te stesso, avere fiducia in quello che sei, come puoi sviluppare le tue potenzialità,
Se c'è questo, allora possiamo veramente gettare i semi per ogni tipo di apprendimento, altrimenti. Sicuramente investire sull'intelligenza emotiva possiamo farlo anche con i genitori. Certamente, ecco perché dovrebbe essere questa forma partecipata, perché la scuola non può chiaramente rimanere da sola. I genitori non possono certamente rimanere da soli. È che forse il problema è che queste agenzie educative agiscono tutti a compartimenti stagni, cioè ognuno per il suo, e quindi quando sono a casa i ragazzi seguono quello che dovrebbero seguire, quello che dicono mamma e papà. A scuola è come se i genitori, forse sbagliando, delegassero gli insegnanti per tutto quello che accade durante la scuola. Ecco perché magari forse questa forma poco partecipata non produce quello che stiamo dicendo adesso e che sarebbe certamente auspicabile per tutti: insegnare a questi bambini a vivere laddove non sono per niente abituati, a forse per un'eccessiva protezione da parte di noi genitori, al no, a gestire i rifiuti, a gestire il fallimento, cioè fargli capire che un no non è un fallimento, che ai fallimenti si può sopravvivere. Ecco, io vedo che sono totalmente impreparati a questo, forse perché effettivamente ognuno nel suo rimane appunto fermo e separato da quelli che poi sono gli altri contesti in cui i ragazzi si trovano a interagire. Quanto è importante il supporto psicologico all'interno della scuola, a gestire i rapporti tra insegnanti e genitori? Ma credo che sia importante non tanto forse in maniera diretta quanto nella partecipazione e nella collaborazione assieme agli operatori della scuola e dei genitori a costruire percorsi educativi. Magari poi se vedremo un po' il che fare vero e proprio, no? Ma i percorsi educativi sono percorsi che non devono essere una tantum, cioè deve essere previsto un'attività costante. Quindi, come dire, la scuola deve implementare degli spazi dove genitori e insegnanti si possono confrontare, e è da lì che dobbiamo partire. Quindi questo diventa fondamentale. Certo, lo psicologo, chi si occupa di problemi educativi, ma chi ha a che fare anche con i bambini, con i ragazzi, con la scuola, certamente in questo ha un ruolo importante. Bisogna che ci siano anche formatori, esperti che siano di qualità, perché questo è un lavoro veramente che non può essere fatto né a metà, né deve essere fatto bene, ma soprattutto deve avere quello che noto in moltissimi progetti non c'è, ci deve essere una verifica, bisogna usare strumenti efficaci, strumenti che conosciamo, ma soprattutto esserci una verifica di quello che facciamo. Quindi il ruolo nostro, diciamo, è molto importante sicuramente. Io mi sento molto preso da questa tematica, da questo problema. Ormai lavoro da moltissimi anni nelle scuole, credo che qui sia il punto da cui partire, creare spazi e momenti in cui i genitori si possono confrontare con la scuola in generale, ma poi confrontarsi con gli insegnanti, e quindi poi vedremo, ci sono anche forme, in alcuni posti si fa anche di addirittura farli partecipare all'attività didattica, diventare quindi una collaborazione ancora più profonda. Ci sono ricerche, io in questi giorni leggevo ricerche che hanno dimostrato che laddove i figli, cioè laddove gli allievi, gli alunni, vedono che i genitori sono interessati alla scuola, interessati a come funziona, eccetera, hanno maggiori risultati. Cioè è una ricerca molto, cioè diciamo che ce lo dice la ricerca, ma credo che questo non c'era bisogno che lo dicesse la ricerca, nel senso che se i figli vedono i genitori che sono interessati anche a quello che fanno, che non sono distratti, che non sono, no, anche il discorso dei compiti a casa, che poi hanno anche quelli un valore importante di coinvolgimento dei genitori. Quindi è da qui che secondo me bisogna partire. Ecco, bisognerebbe partire, e quindi questa domanda la rivolgo al dirigente: creare delle alleanze educative in modo tale da formare in particolar modo dei rapporti sani tra gli studenti, insegnanti e soprattutto poi genitori. Assolutamente sì. Non è facile perché lei immagini che in una scuola con facciamo un numero medio di 800-900 alunni,
vuol dire che ci sono 1600-1800 genitori e creare legami con tutti non è semplice. Io dico la mia esperienza per una mia visione del ruolo e della scuola, non ho orari di ricevimento. Quindi io apro la porta, a meno che non stia facendo qualcosa che non posso mollare, a qualsiasi persona debba, diciamo, conferire con me. Questo vuol dire che io fino a l'una non faccio altro che ascoltare persone e parlare. E poi magari torno a casa alle 7, perché poi dovrò comunque mettermi a fare le cose che servono per amministrare proprio l'istituzione scolastica, però ritengo che sia fondamentale. Perché mi rendo conto che quell'educazione emotiva che noi, diciamo, abbiamo messo in evidenza poc'anzi sia necessaria, cioè bisogna proprio avere cura della relazione in generale. E noi non abbiamo tempo, corriamo sempre, abbiamo tante cose da fare e le relazioni non si portano avanti, cioè la corresponsabilità. E non si può attuare con la bacchetta magica, se non ci si parla non c'è relazione. Io le dico, non ho orari di ricevimento, ogni anno faccio una riunione all'inizio per spiegare esattamente tutto quello che è l'offerta formativa, col consiglio di istituto veramente cerco sempre di avere delle interazioni produttive, anche perché poi oggi, al giorno d'oggi, non si parla più di successo scolastico. I nostri ordinamenti dicono che la finalità della scuola non è quello di raggiungere il successo scolastico, ma il successo formativo, quindi si va, ecco, verso la sfera della formazione e dell'educazione, che è molto più ampia e complessa, e questa si può fare soltanto se si dialoga col territorio, se si dialoga con i genitori, se si è coerenti nelle varie posizioni. Per cui dico io, affinché il patto di corresponsabilità di cui abbiamo parlato sia un patto veramente agito, bisogna rimboccarsi le maniche e creare delle occasioni. Da me quest'anno, io ringrazio il dottor Autolitano che abbiamo coinvolto proprio in un progetto proprio volto al supporto della genitorialità, che noi affrontiamo insieme anche ai docenti, proprio per mettere in evidenza che il dialogo fra queste componenti deve essere sistematico. Ecco, questa è anche un'altra parola che, a mio modo di vedere, va messa molto in evidenza. La scuola di oggi non può più essere né scuola delle occasioni, così una tantum facciamo una cosa, né delle nozioni. Dobbiamo essere sistematici e andare a ricercare un po' il senso delle cose che vogliamo fare. Per cui questo richiede fatica, impegno, ma siamo contenti. E soprattutto l'ascolto alla base di ogni cosa. Assolutamente sì. Ed è fondamentale anche nel rapporto con i genitori, immagino. Certamente, certamente. Effettivamente sì, diciamo, sembra lo zoccolo duro, sembra che sia questa mancata partecipazione da parte dei genitori. Io ripeto, effettivamente sì, è difficile coinvolgere i genitori, però sento che c'è la necessità da parte dei genitori di comunque di partecipare, perché effettivamente ci sono delle difficoltà a partire dai compiti a casa, che può sembrare banale, però qualsiasi comportamento, qualsiasi difficoltà che si presenta con i propri figli, sapere di avere un supporto, di avere comunque qualcuno con cui confrontarsi, come appunto può essere la scuola in questo caso, è necessario per parte per questa forma di collaborazione, di compartecipazione con la scuola, ma credo che sia proprio formativo sia per i genitori stessi che per i ragazzi, per i bambini che poi appunto dovranno confrontarsi con il mondo a cui andranno incontro. Ecco, parliamo dei bambini. Quanto è delicato il passaggio dalla famiglia alla scuola? Sì, accennavo prima a questo passaggio sempre estremamente delicato, perché diciamo sono due ambienti dove ci sono delle dinamiche abbastanza diverse. La famiglia, dicevo prima, è estremamente protettiva, un po' è tutto molto più simile. La scuola invece, ecco, appena i bambini, non a caso, i bambini arrivano alla scuola materna in una fase dello sviluppo particolare, quella quando escono fuori dall'egocentrismo e devono confrontarsi con l'altro. Quindi devono confrontarsi con l'altro, devono confrontarsi con le regole, devono confrontarsi con la frustrazione.
Uno dei punti chiave della nostra epoca è che i ragazzi crescono senza capacità di sopportare le frustrazioni. Questo li rende spesso molto arrabbiati, li rende molto impazienti. Non si riesce anche rispetto allo studio. Lo studio deve avvenire con una sedimentazione. Lo studio ha bisogno di tempo. Come diceva prima, no? Poi alcuni cambiamenti, ha bisogno di tempo, tutto deve essere sedimentato, no? Se tu non hai capacità di sopportare la frustrazione, diventa, no? E poi la scuola che dà le regole, è la prima volta che un bambino si trova fuori. La scuola materna, per quanto sia molto morbida, diciamo, no? L'impatto, ma comunque qualche piccola regola lì c'è. E quindi questo passaggio, questo contrasto, è un momento estremamente delicato. Ecco perché noi sosteniamo che bisogna che ci sia, tra il sistema educativo scolastico e quello familiare, che ci sia un po' una, come dire, che le due agenzie si parlino, si ascoltino, perché non ci può essere un sistema educativo a scuola e il bambino rientra a casa e trova ben altro, e trova, che ne so, disattenzione, e trova quasi l'anarchia, dove non ci sono regole, dove trova permissivismo, no? Dove veramente, questo dobbiamo dirlo, nelle famiglie purtroppo ormai è prevalso quasi l'avere più che all'essere, cioè ormai siamo pieni, no? Pieni di bene per il corpo, per l'animo, siamo troppo pieni, quindi troppo avere e poco essere. Allora, se non c'è, come dire, una sintonia tra queste due agenzie, beh, i bambini navigano veramente in uno stato di confusione, no? Quindi credo, ma la parola che sta adesso circolando, che mi piace molto, no? È quella dell'ascolto, che è stata messa in gioco dalla dirigente in primis, cioè, e diventa fondamentale. Se non ascoltiamo, anche quando, se parliamo anche ad esempio del ruolo dell'insegnante, l'insegnante deve avere una grandissima capacità di ascolto, ma non solo degli alunni, anche dei genitori. Questa, come dire, incapacità di scambiarsi informazioni, no? Perché tra insegnante e genitore non ci deve essere scambio di informazioni sulla famiglia, su ciò che accade dentro le famiglie, no? I genitori sono un po' restii, quasi come dice, no, vado a raccontare i fatti miei. E invece sono informazioni che per un insegnante possono diventare determinanti. L'insegnante deve veramente avere questa grande capacità di ascolto, tenendo conto che non tutti gli alunni che hanno davanti gli insegnanti sono uguali, sono assolutamente diversi. Quindi diciamo che questo, il passaggio tra la famiglia e la scuola, è anche un passaggio dello sviluppo infantile estremamente importante. Perché noi non dobbiamo mai dimenticare, almeno noi non dobbiamo mai perdere di vista che il nostro compito di genitori, di insegnanti, ma un po' di adulti, è quello di accompagnare i bambini verso l'autonomia. Leggevo una cosa un po' così, sembra abbastanza curioso, ma non lo è, perché poi nella mia attività quotidiana mi ritrovo con genitori, un genitore che mi dice: no, mio figlio non lo faccio uscire a 12 anni perché non è in grado di attraversare la strada. E nella faccia del bambino, del ragazzino, ho letto una mortificazione veramente straordinaria, no? Allora, un ragazzino a 12-13 anni dovrebbe essere in grado di cambiare una lampadina, dice, no, a un certo punto dovrebbe essere in grado di rassettare la sua stanza, di lasciare il bagno in ordine, di svegliarsi da solo, di essere, cominciare ad essere autonomo. Ma per favorire tutto questo ci vuole fatica. Ci vuole quella bella parola dell'impegno. Quindi il genitore non può dire: ma sono stanco, lavoro, eccetera. No, dobbiamo avere l'impegno, anche sopportare le proteste dei figli quando non vogliono fare le cose. Però se noi lasciamo andare quando sono le piccole cose da bambini, ci ritroviamo da adulti incapaci di essere autonomi. Quanto è importante la formazione degli insegnanti? È fondamentale, è una... Non si può prescindere, diciamo, da questo. Essere insegnanti, perché io dico non fare l'insegnante, essere insegnanti, perché io la vedo in questo modo. Forse perché anche a livello personale il mio rapporto con la scuola è stato sempre molto intenso e forte. Lo è stato da alunno, io sono entrata a scuola da alunno e non l'ho mai lasciata la scuola, per cui è una dimensione che sento profondamente nella mia personalità. Essere insegnanti è una cosa seria. È una cosa importante,
Io racconto questa mia piccola esperienza che mi ha fatto capire proprio all'inizio del mio percorso da insegnante il ruolo che ha un insegnante all'interno di una classe. Io ho avuto la fortuna di passare per tutti gli ordini di scuola, quindi dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, ora sono dirigente, quindi ho attraversato tutte le scuole, ho interagito con tutte le fasi dello sviluppo dei bambini e questo lo considero una grande ricchezza umana e professionale. Ho fatto i miei primi passi da insegnante all'interno della scuola dell'infanzia. Io ho studiato lingue straniere, facevo inglese, un piccolo percorso per i bambini. È proprio come, così come si apprende la lingua italiana, soltanto diciamo procedendo con le abilità orali, quindi ascolto e parlato, cercavo di dire qualche filastrocca, di qualche canzoncina in inglese. Parlavo con i bambini e istintivamente feci così. E ho visto 20 bambini fare così. Allora là ho detto, Dio mio, qui devo essere molto meglio di quello che sono, perché ho capito che i bambini erano delle spugne e che proprio assorbivano ogni mio gesto. Lì veramente ho detto, cioè fare l'insegnante è una cosa molto seria. Una grande responsabilità. Una grande responsabilità che richiede competenze pedagogiche, competenze psicologiche, competenze epistemologiche delle discipline, perché noi insegniamo attraverso le discipline. Quindi è veramente una professione difficile e che è tanto più difficile quanto più è in crisi la società. Che oggi, come abbiamo visto e come abbiamo discusso fino adesso, è, diciamo, attraversa una crisi culturale abbastanza grossa. Purtroppo devo dire anche questo, ecco, molte volte anche noi difettiamo, noi dico come scuola, non è mai abbastanza, dobbiamo sempre migliorare, dobbiamo camminare al passo con questa società, cioè questi sono i nostri alunni di oggi, questi sono i nostri genitori e con quelli dobbiamo lavorare e cercare di ottenere i migliori risultati. D'altra parte anche gli insegnanti sono persone con le loro fragilità, per cui bisogna sostenersi a vicenda, no? E la formazione è una cosa fondamentale, non si può più andare così e fare scuola come si faceva una volta col vecchio dettato, che per carità va benissimo, ma deve essere tutto incastrato in una visione ben più ampia e complessa, perché non c'è più il leggere e scrivere, il far di conto, non basta più, i ragazzi non andrebbero da nessuna parte, hanno bisogno di competenze ben diverse per vivere, diciamo, nel loro tempo. Io mi piace citare Maurain, che è uno dei miei autori preferiti, metteva in evidenza che uno dei caratteri fondamentali della nostra società e del mondo moderno è l'incertezza. Allora che cosa deve fare la scuola, che non è poco se poi riflettiamo? Insegnare a navigare attraverso nelle incertezze, in un oceano di incertezze, attraverso arcipelaghi di certezza. Cioè la scuola deve dare quelle ancore che poi sono importanti per far sì che ogni ragazzo trovi la propria collocazione, che non è solo di futuro cittadino, perché dico io, i ragazzi sono portatori di diritti già adesso. E su questa splendida frase della nostra dirigente si conclude la nostra prima parte di Psiche dintorni.